Prendi una città qualunque, la più insignificante, la più trasandata. Potrai passarci in mezzo di notte, temendo al massimo uno scippo, il furto della tua automobile. Nel peggiore dei casi qualcuno potrebbe piantarti un coltello all'addome, ma non sarai solo. Le urla che emanerai saranno udite sempre da qualche passante dall'anima buona o paradossalmente da chi nel momento più tragico della tua vita si sentirà irritato in casa sua proprio nel momento in cui starà per prendere sonno dopo una pesante giornata di lavoro. E tu, con la tua disperazione, con la pietà che susciterai o il profondo fastidio, farai sì che una pattuglia della polizia giunga da te in soccorso. Riceverai la prima assistenza che gli agenti hanno imparato durante i corsi in accademia e non ti sentirai solo in attesa che arrivi un'ambulanza. Le luci delle insegne si rifletteranno nei tuoi occhi per ricordarti che, nonostante tutto, vivi in una società civile in cui paghi le tasse e che farà il possibile per rimetterti in sesto. La statale 86, invece, non conosce pietà. È solitaria, interminabile, buia e piena di insidie. Collega la calda provincia marittima di Hutchinson's con quella desolata e fredda di Mostyn. Dopo la Seconda Guerra Mondiale e persino durante la Guerra Fredda, centinaia di società hanno tentato di investire risorse sopra quella strada per costruire opere di fondamentale importanza, come aree di servizio, ristoranti, motel, officine e rivendita di pezzi di ricambio. Per un verso o per un altro, qualcosa è sempre andato storto. Le licenze sparivano, i prestiti in banca venivano respinti, le autorità insabbiavano fatti inspiegabili che vedevano coinvolti funzionari preposti a vagliare sul destino di quella strada, infine ritenuta maledetta. Fino al 1982, per chilometri e chilometri, non rimaneva altro che una scia di asfalto trascurato che divideva in due una landa desolata e piuttosto inospitale. Henry Stimes, commesso viaggiatore, si trovò proprio a passare sopra quella statale il 19 maggio di quell'anno, e se in qualche modo avesse avuto occasione di tornare indietro nel tempo, si sarebbe sbarazzato volentieri della sua amatissima auto che l'aveva condotto fino a lì. Si sarebbe concesso il lusso di perdere il lavoro, rassegnandosi addirittura ad affrontare il suo primo, forse unico, divorzio. Ma chi è colui che può conoscere in anticipo il proprio destino? Durante il viaggio intrapreso, Henry Stimes stringeva la mano destra sul volante e reggeva una Miller fumante nell'altra, con il gomito appoggiato sul finestrino e il vento che gli scompigliava i capelli. Non immaginava ancora il brivido che lo avrebbe sopraffatto. La carrozzeria rovente scontava imperterrita l'assorbimento di radiazioni durante le ore di parcheggio da parte del sole che stava calando ormai alle sue spalle, in mezzo a un cielo sinistramente violaceo. Guardando dallo specchietto retrovisore, la gigantesca stella si faceva sempre più piccola e sprofondava in un orizzonte tagliato di netto dall'asfalto vibrante. Nonostante un cielo limpido, scevro da luna e stelle, lui, il sole, spariva fugace verso le tenebre, intimorito e vigliacco. A cosa pensava quell'uomo solo durante il suo viaggio? Presto sarebbe arrivato il compleanno della piccola Dora, e se da qualche parte lungo la statale 86 suo padre avesse scorto una delle tante aree di servizio, si sarebbe fermato volentieri per sgranchirsi le gambe, fare benzina, telefonare a casa e infine comprare un peluche alla bambina per i suoi 4 anni. Come passa in fretta il tempo. Mr. Stimes mirava il desolante paesaggio che gli scorreva intorno e gli sembrava solo ieri che teneva sua figlia in braccio, in quel fantastico giorno in cui venne al mondo. Una buca schivata bruscamente lo destò dalle sue riflessioni
e gli ricordò che doveva pigiare con delicatezza il pedale dell'acceleratore se voleva tornare a casa senza fare troppi danni. Nonostante la sua Dodge fosse uscita dalla fabbrica già da 6 anni, non se ne poteva lamentare più di tanto. Si era premurato di lasciarla in officina per il solito tagliando appena 2 settimane prima, ordinando al titolare un controllo accurato di tutti gli organi meccanici da cima a fondo. Cosa mai poteva andargli storto? Ricordava perfettamente il giorno in cui ricevette le chiavi, nuovissime e scintillanti. L'odore dell'abitacolo profumava di tessuti immacolati, freschi della manodopera made in USA. I vetri dei finestrini limpidissimi, le cromature luccicanti a specchio, le plastiche dei comandi privi di qualsivoglia scricchiolio e il contachilometri che segnava 000006. Non era stato semplice convincere la finanziaria a concedergli il prestito per un'auto di quel valore. Fare il rappresentante di articoli da caccia non assicurava sempre fissi introiti ogni mese, ma a Henry Stimes serviva proprio un'automobile della Dodge e, bravo com'era nel convincere gli acquirenti a comprare fucili e indumenti, riuscì ad accedere al prestito dopo una trattativa di appena 22 minuti in concessionaria. L'orologio stretto al polso sinistro segnava già le 20:45. Anche la trasmissione alla radio glielo ricordava di continuo. Quella sera, tuttavia, Stimes era conscio che non avrebbe litigato con la moglie, poiché si trovava in viaggio già da 2 giorni e ne sarebbero passati altri 2 prima del suo ritorno a casa. Alla fine della statale 86 contava di fermarsi nel primo motel in cui si fosse imbattuto, avrebbe trascorso lì la nottata e si sarebbe messo in marcia il mattino presto del giorno successivo. Se la promessa di un affare ben remunerato fosse andato in porto, si sarebbe potuto permettere di tornare tranquillamente a casa per il weekend, per godersi un po' di meritato riposo, contemplando per tempo il prossimo piano di vendita verso un'altra sconosciuta provincia. Mangiare nei bar non era precisamente appagante, anche se Margaret, sua moglie, non era affatto famosa tra i vicini e i parenti per gli sformati di carne e le crostate di marmellata. Gli occhi degli estranei che si sentiva addosso durante i suoi pranzi fugaci lo irritavano. Mangiava di fretta, ingurgitava a testa bassa, poi si riforniva di un altro pacchetto di Miller, pagava il conto e se ne andava senza lasciare alcun ricordo allegro di sé, attraverso una battuta o una barzelletta. La vita era già abbastanza dura, a suo dire, per avere un sorriso, benché superficiale di circostanza, da condividere con il prossimo. C'erano bollette da pagare, una famiglia da sfamare. Se per qualche motivo Henry Stimes si fosse trovato a sorridere, preferiva farlo tra le mura domestiche, davanti al faccino tenero di Dora. E ancora, cosa mai poteva accadere a un uomo retto come Stimes? Una persona tutta famiglia e lavoro, chiuso molte volte in se stesso, sopraffatto di rado dagli abitudinari screzi scaturiti da una vita urbana, di sguardi invasivi, di comportamenti umani biechi e dimenticabili. Successe quello che prima o poi capita a tutti. L'indicatore del livello del carburante segnava metà del serbatoio pieno, ma in realtà, nella Dodge di Henry, non vi era rimasta più nemmeno una goccia di benzina. Capita a certe vetture, tanto alle nuove quanto a quelle usate. Il galleggiante si blocca, la lancetta si fissa in una posizione falsata. Sebbene il traffico fosse pari a 0 sulla statale 86, l'uomo si premurò di togliersi immediatamente dalla carreggiata e arrestare la vettura sul ciglio della strada. Tentò innumerevoli volte di riavviare il motore, ma invano. Il potente V6 della sua Dodge non aveva alcuna intenzione di accendersi. L'istinto lo spinse a uscire dal veicolo per andare a scandagliare dentro il vano motore, ma era già buio quando rimase a piedi. Il povero Henry non riusciva a vedere un accidente.
Non c'era luogo peggiore per subire un guasto del genere. Non passava un'auto se non a distanza di almeno mezz'ora e non era detto che questa si fermasse. Stimes tornò a insistere sul blocchetto di accensione, provando e riprovando, fino a quando la batteria non si scaricò completamente. Iniziò a sentire freddo. L'abitacolo aveva disperso ogni traccia di calore. Al commesso viaggiatore non rimaneva altro da fare che indossare il soprabito steso sopra il divano posteriore e iniziare una lunga, disperata camminata. Senza la radio a fargli compagnia, notò un profondo silenzio, sferzato soltanto da una flebile corrente che sospingeva di tanto in tanto i lembi sgualciti dei suoi indumenti. Si strinse sulle spalle. Procedeva a passo lento ma inesorabile, allo scopo di non disperdere in fretta tutte le energie. «Spero che qualcuno si fermi», pensò, preso dallo sconforto durante il cammino. Il disagio che stava provando in quel frangente, tutto sommato, non era niente in confronto a ciò che lo aspettava lungo la famigerata statale 86. Ma le leggende che aleggiavano in quel tratto abbandonato le conoscevano soltanto i camionisti agli estremi di quel perimetro maledetto, i gommisti, i meccanici, gli agenti di pattuglia e tutti quegli individui pronti a rifiutarsi categoricamente di calcare quell'asfalto viscido e insidioso, il quale non faceva altro che alimentare dicerie basate su episodi incresciosi. Qualcuno osava raccontare che la criminalità portava laggiù vittime innocenti per ucciderle e seppellirle, stupratori liberi di perpetrare violenze inaudite a scapito di giovani ragazze abbandonate in mezzo al nulla, animali sacrificati in ottemperanza di riti sacrileghi rivolti a Satana, e quanto di più squallido una mente perversa possa contemplare e mettere in atto. Mezz'ora dopo di viaggio nell'oscurità più disarmante e in completa solitudine, Henry Stimes notò da lontano una flebile luce che scaturiva da una vecchia cabina telefonica installata in una piccola piazzola di sosta. Rincuorato, l'uomo affrettò il passo e giunse al telefono con l'affanno e i muscoli delle gambe intorpiditi. All'età di 46 anni, il cuore di Stimes batteva a ritmi esasperati, ritmi a cui non era più abituato nemmeno per una corsetta da intraprendere nei fine settimana o tra le mura di una qualsivoglia palestra. Aspettò di riprendere fiato. Nessuno lo avrebbe scalzato da quella cabina angusta dai vetri incrinati. Il pavimento di metallo zigrinato era colmo di polvere giallastra, così come la cornetta che si era accinto a sollevare. Sfiancato, strabuzzò gli occhi, accorgendosi che dall'apparecchio non usciva alcun tipo di suono. Riagganciò immediatamente e chinò il busto appoggiando i palmi delle mani sulle ginocchia, fin quando il respiro non tornò a scendere a dei ritmi più consueti. «Calma, Stimes, riprendi fiato. Rifletti», ripeteva a se stesso. «È una brutta avventura. Capita a tutti nella vita di imbattersi in problematiche simili. Pensa ai corrieri, ai camionisti. Le macchine si guastano, sono invenzioni fabbricate dall'uomo, non sono perfette», ripeteva borbottando a voce alta. Tornò in sé. Si guardò tutto intorno. Sapeva che l'unica alternativa era quella di proseguire ostinatamente il cammino. Da qualche parte quella strada doveva pur condurlo. Afferrò per la seconda volta la cornetta, scegliendo di dare un'altra chance al telefono. Scegliendo di dare un'altra chance a se stesso, a dire il vero. Avrebbe pianto di felicità se qualcuno dall'altra parte della linea telefonica si fosse degnato di rispondergli con la promessa di soccorrere lui e la sua Dodge. Lo strumento, però, non dava nessun segno di vita. Stimes provò a schiacciare i pulsanti sotto la cornetta, pigiò dei numeri a caso sulla tastiera, fino a quando non compose alla rinfusa il numero 888. Non si era nemmeno concentrato sulla proporzione e sulla quantità dei numeri che stava digitando.
aspettava solo di udire il classico suono di segnale libero e poi avrebbe composto il 911. Lentamente, dal lato superiore della cornetta, emerse un fruscio sconclusionato lungo 4 secondi e poi un suono che si stabilì a una frequenza che penetrava dritto nella mente di Henry Steins. Egli credeva di udire dall'orecchio, ma le cose non stavano così. «Pronto? Mi sentite? Pronto? Qualcuno è in ascolto?» chiedeva il povero Henry, preoccupato. «Eccoci. Qual è il problema?» rispose una voce stizzosa e mascolina. «Mi chiamo Steins. Sono rimasto a piedi sulla statale 86 in direzione verso Mustin. Avrei bisogno urgentemente di un carro attrezzi, per favore», spiegò subito il malcapitato. «Non abbiamo carri attrezzi qui da noi, solo imbarcazioni», proferì la voce eterea. «Imbarcazioni?» domandò Henry, stranito. «Mi perdoni, forse ho capito male. Potrebbe in ogni caso chiamare qualcuno che venga a prendermi. Mi trovo in una zona piuttosto remota, non passa un'anima da queste parti. Non saprei a chi altro chiedere aiuto, mi basta solo che telefoni alla polizia e dica loro che aspetto qui al chilometro 888. 888. Di nuovo quel numero, stavolta apparso sinistramente accanto al guardrail, dove Steins aveva appena buttato l'occhio, solo un secondo, per avere un punto di riferimento geografico. Quale assurdo significato poteva mai avere quella curiosa sequenza di numeri? In genere, il numero 8 capovolto simboleggia l'infinito, ripetuto 3 volte però. A quali eventi misteriosi dava accesso? «Non c'è bisogno di allertare la polizia, Henry», disse l'entità. «Come fa a sapere il mio nome?» «Ti conosciamo bene, Henry. Rilassati adesso. Sei già arrivato a destinazione. Dovevi solo fare questa telefonata per capirlo». L'uomo estrasse un fazzoletto che teneva in una tasca dei pantaloni. Tremante e innervosito si tamponò la fronte. Un vento gelido si alzò di colpo. Steins chiuse quindi le porte della cabina telefonica per non rischiare di impolverarsi dalla testa ai piedi. La luce proveniente dal neon soprastante dapprima si mise a lampeggiare, come in procinto di guastarsi. Poi si tramutò in uno scintillio di raggi rossastri dalle sfumature arancioni. «Se questo è uno scherzo, signore, la prego di smetterla. Mi trovo in una situazione di pericolo. Vorrei uscirne il prima possibile», esclamò il rappresentante. «La morte raramente si concede il lusso di scherzare, Henry. Sei arrivato al capolinea, è qui che dovrai aspettare. Ti terrò io compagnia in attesa del tuo definitivo trapasso. Oh, lo farò volentieri». «Perché dovrei crederti? Vai al diavolo!» Steins, spazientito, riappese la cornetta. Si voltò all'indietro e fece per uscire, ma le porte a tenuta stagna, farcite da spessissime guarnizioni di gomma e oblunghe superfici metalliche, si bloccarono come se un macigno fosse piombato loro addosso. «Che razza di trappola è mai questa?» tuonò. A quel punto iniziò a speculare quasi inconsciamente su chi aveva potuto seguirlo lungo tutto il suo viaggio, attendere pazientemente che il sabotaggio del veicolo fosse portato a compimento e infine accerchiarlo per condurre una qualche trattativa di estorsione o rapina. Eppure nel portafogli di Steins vi si trovavano appena 2 banconote da $10, un paio di spiccioli, una carta di credito con un saldo criticabile, un taccuino e una penna minuscola. Nemmeno il drogato più disperato avrebbe osato spingersi fino a tal punto, pur di rimediare un così misero bottino. Rifletté pure sulle persone con cui aveva scambiato accese discussioni rasenti il litigio, ma l'ultimo soggetto con cui aveva sfiorato la rissa fu George Traubman alla fine del liceo, e non era nemmeno al corrente se fosse ancora vivo e vegeto.
Il respiro divenne faticoso, affannoso. La temperatura all'interno della cabina iniziò gradualmente a salire, inspiegabilmente. Più la faccenda si complicava, più Stimes si convinceva a vivere in un incubo senza opzioni di risveglio. Afferrò di nuovo la cornetta, provò in tutti i modi a chiamare aiuto, battendo i pugni sulla tastiera, scalciando rabbioso in preda al delirio. Dall'apparecchio, però, usciva sempre la stessa voce tetra e ambigua, accompagnata solamente da brevi frusci intervallati. «Rassegnati, Stimes. Rassegnati al tuo destino e vedrai che sarà tutto più facile, tutto più immediato.» «Non voglio morire così. Ci sono cose che ho lasciato in sospeso, dei doveri, delle incombenze. Accidenti a te!» «E pensi di essere il solo?» «Mia figlia non aspetta altro che ritorni a casa. Lasciamela abbracciare un'ultima volta!» urlò Stimes, accasciandosi rannicchiato al suolo con le ginocchia che gli arrivavano al mento. «Mi dispiace, Henry. Vedrai che dall'altra parte non è poi così male. Considerala una via d'uscita nelle condizioni in cui ti trovi adesso.» «Era solo benzina. Perché non ho fatto benzina, stupida macchina?» esclamò piangendo, sussultando. «Ormai devi dimenticare ciò che hai lasciato in vita, Henry Stimes. La tua esistenza terrena è finita. Per tua sfortuna, il male questa volta ha vinto.» «Il male?» «Si fanno un sacco di gare qui nell'aldilà. Sfide quotidiane tra il bene e il male. Qualche volta vincono loro, qualche altra io.» Spiegò la voce rantolante. «Brutto modo per passare il tempo. Giocate con il destino della gente. Chi vi comanda? Chi vi ha messo in quella posizione?» «Temo che sia difficile per te comprendere i nostri ruoli qui, dall'altra parte dell'universo. Hai aperto un accesso per un'altra dimensione. Sono meccanismi complicati, moti dettati da specifiche leggi di natura, per così dire. È un po' come la catena alimentare, c'è chi mangia e chi viene mangiato. Ti sei dato in pasto agli squali da solo.» Stimes assunse un atteggiamento risoluto, quasi ardito. Non era sicuro sul tipo di esperienza che stava vivendo in quegli istanti concitati. Sembrava voler sfidare le presenze che lo attanagliavano, rinchiuso in quello spazio sempre più angusto e ristretto ad ogni movimento, ad ogni faticoso respiro. «Quanta gente avete fatto capitolare con questi giochetti? Siete semplicemente dei criminali!» «Che importa? Sei così preso dalla tua collera che non ti stai accorgendo nemmeno di essere sepolto in una bara. Il tuo funerale è appena finito, Stimes. La tua famiglia ha lasciato il Campo Santo un minuto fa. Le mie più sincere condoglianze, aggiungo.» Il commesso, confuso e avvilito, avvertì un imponente senso di schiacciamento. Si tirò su e si accorse che l'apparecchio telefonico gli stava venendo praticamente addosso, sempre più vicino fino al petto. Si destò per l'ultima volta e capì di ritrovarsi disteso in orizzontale. «Presto arriverà un'era in cui sarà difficile reperire anime. È meglio fare scorta adesso. C'è un vascello da riempire e condurre in altre dimensioni. Mi dispiace per te, Henry. Dopotutto, non eri una persona malvagia.» «Allora, perché sto subendo tutto questo? Fatemi uscire da qui! Aiuto!» urlò Stimes, esalando gli ultimi respiri. Si trovava all'interno di una bara ora e non sapeva nemmeno come c'era piombato dentro. «Buona morte, Mr. Stimes.» Si udì alla fine. Il telefono scomparve e la luce rossastra si spense. Henry Stimes morì pochi attimi dopo in preda a un infarto fulminante, tra atroci grida di disperazione e folli tentativi nel cercare una via d'uscita. Nessuno avrebbe portato il peluche alla piccola Dora in tempo per il suo compleanno.
In quell'anno, nel 1982, non ci fu niente da festeggiare in casa Steins. Ancora una volta la statale 86 aveva mietuto l'ennesima vittima. Se per qualche assurdo motivo dovessi trovarti a passare da quelle parti, assicurati di aver fatto il pieno di benzina, di esserti confessato con il tuo prete di fiducia, di non aver lasciato affari in sospeso, e che Dio ti assista.